Dunque, siamo di nuovo a questo incontro in relazione alla difesa del contribuente sotto la lettera dell'articolo 11 della 74 del 2000. Come ogni volta, la premessa in questo caso è d'obbligo. Il tentativo, diciamo, di ricostruzione della materia dell'articolo 11 della 74 del 2000 viene sotto un particolare la lente della possibilità da parte del contribuente di garantirsi una forma in qualsiasi modo o misura diciamo, di tutela patrimoniale. Siamo all'interno della 74 del 2000, quindi la legge che copre la materia dei reati tributari, e ci diciamo, troviamo ad impattare con le esigenze di effettività e il rischio di riscossione anticipata. Nel corso di questo speech sicuramente faremo più volte riferimento alla fattispecie della riscossione, più volte riferimento alla fattispecie della legittimità del debito tributario, la sussistenza, la presumibile fondatezza del debito tributario, le ingerenze che il debito tributario fanno e in quali fasi del procedimento tributario hanno un'ingerenza nei confronti del contribuente, affinché lo stesso possa disporre, quindi attività commissiva, non omissiva, del proprio, indichiamolo così, patrimonio. Allora, chiaramente, come ogni fattispecie giuridica, necessita del suo inquadramento e, diciamo, il concetto principale che fa riferimento all'articolo 11 è questa sussistenza di un concetto di pericolosità. D'altronde si tratta di un reato, di pericolo, che copre il comportamento del contribuente nei confronti dei danni possono essere arrecati all'erario, anche solo potenziali. Vedremo anche in questo caso, e ci tengo a precisare che queste valutazioni, questo inquadramento necessita di corposa giurisprudenza che si è espressa sul punto, proprio per la estrema genericità della norma e soprattutto la sua estrema pesantezza in termini proprio di incisività sull'azione e sulla vita del contribuente. Quindi riguarda una tutela penale anticipata, intesa come pericolo di pregiudizio per la procedura di riscossione. Questo perché? Perché ci si è mossi dalle varie situazioni che prevedevano la fase antecedente a questo, diciamo, avviso d'accertamento di tipo impoesattivo, come è stato definito dalla dottrina ex articolo 29 del decreto legge 78 del 2010, che ha sostanzialmente istituito il tema della concentrazione della riscossione dell'accertamento, sostanzialmente istituendo un avviso d'accertamento che contemplasse al suo interno tutte e tre le fasi, dall'accertamento appunto dei tributi alla stessa fase di cartella di pagamento, quindi in sostituzione delle fattispecie precedenti che prevedevano la notifica di un avviso di accertamento e la successiva notifica in caso di mancata impugnazione dello stesso e quindi di cristallizzazione del debito tributario della cartella di pagamento. Oggi, dal 2010, col decreto legge numero 78, articolo 29, si è introdotta una disciplina dei nuovi avvisi di accertamento che sono immediatamente eseguiti. Quindi, in questo senso, gli aspetti sono estremamente pregnanti per l'articolo 11. Perché? Perché i nuovi avvisi di accertamento, che sono immediatamente esecutivi alla scadenza dei 60 giorni, prevedono già una consapevolezza del contribuente ad essere aggrediti dall'azione esecutiva. Se fate estremo attenzione al dettato normativo che dopo verificheremo dell'articolo 11, noterete, anticipo qualcosa, noterete che si fa espresso riferimento alla riscossione coattiva, lo inserisco anche in questa fase, in questa prima slide. Ed è un riferimento sostanziale, perché il riferimento alla riscossione dei tributi non significa per forza che ci sia già stato, questa giurisprudenza insegna, che ci sia già stato un definitivo avviso d'accertamento. Riscossione dei tributi che in questo caso si risulta quasi anticipata rispetto alla modifica appunto del 2010, avviene già in fase di avviso d'accertamento. Quindi il procedimento amministrativo che porta alla notifica dell'avviso d'accertamento, ad atti che possono condurre alla notifica di questo avviso d'accertamento, dove vi è una concentrazione della riscossione appunto nell'atto accertativo, è come se anticipassero gli effetti propri di questa tutela penale anticipata dell'articolo 11. Perché il contribuente, anticipo sempre qualcosina, che è in odore per l'invito documentale, per un invito all'adesione, per una verifica subita nei locali, per esempio, della propria azienda, è in odore di accertamento, con la modifica dell'avviso di accertamento che vede una concentrazione della riscossione all'interno dell'atto impositivo,
gli risulta già anticipata quella fase di possibile conoscenza, ecco la consapevolezza, di eludere provvista sostanzialmente alla riscossione. Riscossione questa inserita sostanzialmente come fase esecutiva già all'interno dell'avviso d'accertamento. Quindi in caso di impugnativa è necessario corrispondere la metà, quindi in termini di riscossione frazionata, la metà della maggiore imposta accertata, in questo senso si vede il termine entro il termine della proposizione del ricorso, e soprattutto vi è la possibilità, anche in ottica giudiziale, di procedere a sospensione di questi avvisi. Anche questo nell'esecuzione forzata, e quindi l'esecuzione forzata prevista stessa in questi avvisi di accertamento post 2010, che sono tutti quelli attuali che oggi vediamo, è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza stessa di sospensione in presenza di un'istanza, e comunque non un periodo superiore ai 120 giorni dalla notifica di detta istanza. Ecco, tutte queste fattispecie che sembrano un po' astruse in ottica penale, perché di matrice meramente tributaria, ancorché diciamo di procedimento tributario, devono essere estremamente conosciute, proprio per garantirsi una maggiore tutela in ottica articolo 11. Articolo 11 che abbiamo visto essere, avere un profilo oggettivo caratterizzato dal diritto del credito erariale, che poi è lo stesso interesse tutelato, cioè l'interesse a che l'erario non subisca un depauperamento del proprio credito. Una garanzia patrimoniale generica spettante all'erario sui beni del contribuente, a prescindere appunto dal successivo adempimento delle obbligazioni, bastano solo la potenziale diminuzione in quanto si tratta di un reato di pericolo. E una procedura di riscossione coattiva che ho già anticipato, in cui crea un'effettiva una funzione, diciamo, di garanzia patrimoniale per l'erario stesso, ma di consapevolezza per il contribuente dell'esercizio o possibile esercizio dell'azione esecutiva da parte dell'amministrazione finanziaria. Sempre in ottica di inquadramento, vediamo qual è il profilo più psicologico del reato, e identificato anche qui con numerosa giurisprudenza che ha portato a questa identificazione piuttosto stretta, che vede la figura del dolo specifico applicata all'articolo 11, o intesa come l'idoneità della condotta a raggiungere lo scopo perseguito dall'agente, vale ad assimilare i reati di dolo specifico alla figura del tentativo. Sappiamo che nel caso di specie il tentativo non è previsto, non configura ipotesi di reato, ma è necessario parlare di dolo specifico perché è la vaghezza della formulazione della condotta che accentua i rischi di soggettivizzazione dell'illecito, questa è una citazione del professor Musco, per cui la soglia, in questo caso di 50.000 euro, risponde proprio all'esigenza di evitare che il debito tributario in contestazione non sia preesistente alla condotta tipica, anche se non per forza accertato definitivamente, che creerebbe la problematica del doppio binario. Requisito dei 50.000 euro, che non è nient'altro che la soglia, che a differenza degli altri reati tributari non risponde per singola imposta, ma risponde per atto impositivo, proprio per la qualificazione data al bene giuridico tutelato, chiamiamolo così, o comunque al soggetto leso dal reato ex articolo 11, e comunque dal comportamento che deve incidere sul tributo per garantirsi l'applicazione, quindi la condotta propria dell'articolo 11 della 74 del 2000, deve fare riferimento alla fattispecie di riscossione, quindi contemplata non più come nei reati tributari precedenti in cui si fa riferimento espresso all'imposta accertata, facciamo riferimento all'evasione per omessa dichiarazione finiva, di cui si parla di 50.000 euro del tributo, nel caso di specie riguarda il debito tributario tout court. Quindi assumono rilevanza le condotte che, sulla base di un giudizio ex ante, rapportato al momento della condotta, effettuato sulla base degli elementi conoscibili, nonché su ulteriori dati in possesso del soggetto attivo, risultino idonee a integrare il danno con evidenza futura, ma chiaramente prospettabile. Dov'è la prospettabilità? Giurisprudenza del 2020, che dopo andremo a citare, ha chiarito espressamente che nella prospettabilità c'è anche gli atti che provengono, ad esempio, dalla verifica della Guardia di Finanza, eccezioni a speech, ispezioni, accessi o verifiche, atti di richiesta documentale da parte dell'amministrazione finanziaria, i famosi questionari
tanto di moda qualche tempo fa, e addirittura, chiaramente, chi più di quello, l'invito a comparire o l'invito a un contraddittorio in adesione. Ecco, fattispecie tributarie che, ripeto, nell'ambito del procedimento tributario non vedono ancora una responsabilità da parte del contribuente nel pagamento e quindi nella riscossione del debito tributario, ma in virtù del fatto che la fattispecie dell'accertamento tributario è stata amplificata con l'immissione all'interno della fattispecie dell'esecuzione, in cui l'atto appunto è IMPO, cosiddetto esattivo, come dice il professor Grandi. Ecco che la fattispecie dell'esecuzione tributaria, contemplata all'interno praticamente dell'avviso d'accertamento, come da norma previsto, impone che qualsiasi atto che anticipa, anche solo anticipa, l'avviso d'accertamento sia in grado di configurare la prospettabilità del debito tributario e quindi la prospettabilità dell'azione della riscossione, per cui la prospettabilità che una condotta attiva, quindi commissiva in quest'ottica potrebbe ingenerare una condotta tale per cui si risulterebbe assoggettati a questo tipo di valutazione di reato. Nell'ambito sempre della volontà, quindi dell'elemento psicologico, fa riferimento alla sottrazione, all'intenzione, l'animo, la volontà di sottrarsi al debito pagamento superiore a 50.000 euro. È astrattamente compatibile anche con l'assenza al momento della condotta del debito tributario stesso, abbiamo detto, del quale il contribuente potrebbe già aver programmato l'insorgenza relativo omesso pagamento con idonei strumenti al tal luogo studiati. Qui interviene anche eventualmente proprio nel tipo di organizzazione del reato, anche e probabilmente, eventualmente, ma è già capitato, la responsabilità chiaramente del professionista consulente che ha partecipato alla costituzione di quegli strumenti utilizzati, queste sono tutte citazioni di sentenze, utilizzati per addivenire ad una tutela patrimoniale in frode o comunque in violazione dell'articolo 11 della 74 del 2000. Sempre in ottica di condotta, nell'ambito dell'inquadramento del reato, si fa riferimento a chiunque quindi aliena simulatamente o compie atti fraudolenti. Capite bene che la stessa espressione normativa è chiara, non parla di omissioni, quindi sostanzialmente il comportamento inerte o comunque lassivo dell'azienda, faccio l'esempio, nel mancato deposito di bilanci, non è un comportamento tale per cui, nonostante lo stesso possa portare l'ufficio alla cancellazione in 8 anni in Camera di Commercio, quindi nel registro delle imprese, è chiaro che non è una condotta tale che può garantire la realizzazione del presupposto del reato, dell'articolo 11 della 74 del 2000. Quindi il concetto comprende tutte le ipotesi di trasferimento d'altrui della proprietà di un bene. In questo senso cito subito una sentenza interessantissima, che comunque è piuttosto nota, non ho scoperto nulla di particolare, che riguarda proprio il profilo dell'alienazione simulata dei beni. La sentenza è la 10763 del 19 marzo del 2021 e fa espresso riferimento all'alienazione del proprietario unico, proprietario di un immobile, unico immobile di sua proprietà, ad un altro soggetto, proprietario che decide di alienare questo bene, che la Cassazione dirà simulatamente, ad un valore economico notevolmente inferiore rispetto al reale valore e comunque al valore di acquisto dello stesso immobile. Ecco, la Cassazione dice testualmente: deve ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza al momento della condotta, e questa è la fattispecie, diciamo, che abbiamo già spiegato prima, di un debito verso l'amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stabile in una somma superiore a 50.000 euro. L'agente, nel momento in cui realizza la condotta, deve essere cosciente del suo debito, sebbene tale situazione non costituisca ancora oggetto di accertamenti, e deve quantomeno accettare compiutamente il rischio di tale eventualità accertativa. Nel caso di specie, quindi, cosa accade? Il soggetto, titolare di un unico immobile, dispone di questo immobile a propria scelta, a valori economici, quindi economicamente valutabili, inferiori a quelli di acquisto del bene o comunque di mercato di questo bene, commette una
esercita una condotta tale per cui garantisce il rientro all'interno del reato dell'articolo 11. Trasferimento di tutte le proprietà ad altrui, della proprietà dei propri beni, in cui la volontà di operare tale trasferimento non corrisponde alle reali intenzioni delle parti. Ecco la simulazione. Ciò vuol dire che il dolo specifico di cui si parlava prima deve essere un animo chiaro, cioè in cui c'è l'espressione chiaramente simulata della volontà della parte di operare una fattispecie che formalmente appare in un modo, ma che in realtà ha un'altra sorte, un'altra intenzione. Sia che abbiano appunto voluto produrre un effetto giuridico tra loro, quindi una simulazione assoluta, che di tipo relativo, cioè che abbiano inteso concludere un accordo differente rispetto a quello realmente poi formalizzato. È chiaro che l'attività di verifica di queste fattispecie sarà di autonomo accertamento da parte del giudice penale, non è di default all'interno delle condotte far riferimento ad una determinata e specifica fattispecie, quindi una specifica condotta, ma dovrà essere analizzata caso per caso senza ne necessariamente passare per il giudizio di tipo civile o tributario sulla questione di merito. E in questo caso si crea tutto il problema del doppio binario, della compatibilità tra giurisdizioni, che però non può meritare ingresso in questa sede per la sua complessità. Nell'ambito dei comportamenti, quindi attività commissiva del contribuente, in questo caso chiaramente indagato, reato, o comunque che rientra nell'ipotesi di reato dell'articolo 11, ci sono anche altri atti fraudolenti, dice proprio la norma. Cioè utilizzazione di artifici che prospettino una situazione diversa da quella reale, posto l'interesse primario al corretto svolgimento della procedura di esecuzione, esecuzione forzata. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è previsto soltanto comportamenti di tipo commissivo, quindi azioni, non omissioni, dispositive sul proprio patrimonio, sui propri beni, ma anche altri atti che siano però caratterizzati da un profilo di fraudolenza, cioè comportamenti che consentano di essere qualificati come di tipo che, come, come in grado di alterare la realtà dei fatti, quindi con comportamenti definiti dalla giurisprudenza maggioritaria di tipo fraudolento, quindi che siano idonei a peraltro eludere l'attività stessa dell'esecuzione forzata. In questo senso richiamo ancora una sentenza molto interessante di qualche mese fa. Ecco, questa è una sentenza del mese fa, dell'anno del 2020, di giugno 2020, la 23176, la 23176, che fa riferimento proprio al profilo dell'inganno. La sentenza dice, cito la massima ovviamente, che è un reato di pericolo, la sintetizzo, è un reato di pericolo integrato da comportamenti di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni idonei, secondo un giudizio ex ante, quello che abbiamo detto, che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa del fisco, questo è un altro fattore importante che diremo, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Agenzia delle Entrate, altresì gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale hanno natura fraudolenta allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo, il famoso discorso della simulazione relativa o interposizione del bene, siano connotati da elementi di inganno o artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione. Siamo sempre lì. È chiaro che la valutazione ex ante, cioè quella che viene fatta dal giudice penale caso per caso, deve strettamente essere connessa alla sostenibilità del debito tributario. Faccio un esempio molto banale. È chiaro ed evidente che un soggetto che ha un debito mostra nei confronti dell'amministrazione finanziaria, facciamo un esempio pratico, diciamo 1 milione di euro di debito tributario nei confronti dell'amministrazione finanziaria, che ha una misera pensione e che la stessa decide di impegnarla attraverso una finanziaria,
per avere appunto il finanziamento per l'acquisto di un'auto sotto forma di leasing. Ecco, queste sono fattispecie che non possono essere assoggettate nella valutazione caso per caso, non possono essere assoggettate a questo tipo di reato, proprio per l'incapacità di una pensione, magari anche di modico valore, di sostenere un debito tributario in alcun modo raggiungibile da parte dell'amministrazione finanziaria o comunque in alcun modo solvibile da parte dello stesso contribuente. Sempre in ottica di questi comportamenti, è importante fare riferimento a quelle che sono le azioni. Quali sono le condotte? Sempre in ottica di condotte, quali sono le condotte? Di che tipo di condotte parliamo? Ecco, sono comportamenti materiali o non materiali, questa è un'importante distinzione, adesso approfondiremo, idonei a realizzare i medesimi risultati perseguibili attraverso i negozi giuridici in grado di prospettare una situazione difforme alla realtà. L'abbiamo detto, con inganno sostanzialmente fraudolenza. Sarà necessario che i beni oggetto di tale condotta siano suscettibili di pignoramento, in caso contrario non potrà realizzarsi l'evento di pericolo richiesto dalla fattispecie. Che vuol dire? Fattispecie giuridiche o comportamentali, quindi diciamo fattispecie astratte che comunque incidono sulla capacità di o sulla possibilità che l'esecuzione sia messa in pericolo, oppure comportamenti fisici materiali. Comportamento materiale potrebbe essere la dismissione, appunto, del proprio patrimonio. Comportamenti giuridici possono essere quello della costituzione di scatole o soggetti giuridici interposti, quindi società interposte allo stesso, proprio per garantirsi una forma di schermatura rispetto all'azione, e mettere quindi in pericolo, ma non praticamente, anche solo potenzialmente, l'attività dell'amministrazione finanziaria di recupero di quella pretesa tributaria. La fattispecie è sottile, ma è determinante. Qualsiasi comportamento, poi vedremo la fattispecie dei trust, delle società veicolo, vedremo tutta questa cosa qui che ho sintetizzato alla fine in una sorta di tabella che secondo me è più utile in termini pratici che in termini giuridici. Ma i comportamenti sono così definiti, quindi non soltanto comportamenti di tipo materiale, dismissione del proprio patrimonio, quello è un atto materiale, io vendo, cedo, dono. Ma anche comportamenti che senza passare per altri dispositivi creano costituzioni di barriere che si interpongono tra il contribuente debitore dell'erario e l'erario qualità di creditore, quindi di soggetto che deve recuperare questo debito tributario accumulato dal contribuente. Ecco, l'interposizione di un soggetto, che sia esso fisico o giuridico, quindi con uno strumento giuridico che è quello, ad esempio, di costituzione di soggetti interposti, è anch'esso assoggettabile a tra gli atti o comportamenti idonei a realizzare la condotta di cui all'articolo 11. Simulazione, interposizione fittizia e fraudolenza. Ecco, siamo in questo ambito. L'articolo 11, che appunto abbiamo detto per assenza di specificità derivante dalla modifica dettata dal 78 del 2010, per assenza di specificità rispetto alla bancarotta fraudolenta, sovente in concorso con reato di sottrazione fraudolenta a pagamento delle imposte in caso di fallimento del contribuente. La fattispecie più generale. Ma andiamo nello specifico, andiamo direttamente in questo caso sul testo della norma. È punito con la reclusione, e andiamo sul testo, ma semplicemente per analizzare le parole chiave. Quindi facciamo riferimento, andiamo un po' più veloce, perché sennò rischiamo di andare lunghi. Si fa riferimento a parole chiave come sottrazione delle imposte, quindi sui redditi o valore aggiunto, ovvero interessi e sanzioni amministrative, quindi come dicevamo prima, sul tout court della riscossione, non sul debito tributario inteso come imposta emergente dall'avviso di accertamento, proprio per la sua non riconducibilità diretta all'avviso di accertamento di per sé. Aliena simulatamente, quindi con comportamenti fraudolenti sui propri altrui beni, che mette in pericolo oppure possa potenzialmente rendere inefficace la riscossione coattiva. Il comma 2 è punito con la reclusione chi ottiene, da 6 ovviamente a 4 anni, chi al fine di ottenere per sé o gli altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori indica nella propria documentazione presentata a fine della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o passivi per un ammontare complessivo superiore a 50.000. Questo discorso della transazione fiscale è il tema, diciamo, anche oggi abbastanza in auge, soprattutto per quelle che sono le procedure di rientro dai debiti. Parliamo di esdebitazione, ma la transazione, seppur la fiscale ha una sua rilevanza ad hoc, cioè è un istituto fallimentare ad hoc che prevede delle disposizioni ad hoc e che non devono confondersi con le altre leggi salva suicidi piuttosto che esdebitazioni.
Ecco, ma è importante capire che chiunque si affacci o intenda affacciarsi a una fattispecie, diciamo, di esdebitativa, in cui vede la sua posizione risolvere varie, si spera, varie problematiche anche con l'Agenzia delle Entrate, quindi con i debiti nei confronti dell'area o Previdenza, deve porre particolare attenzione alle indicazioni che si forniscono in ottica transattiva o di transazione fiscale. Gli elementi prodotti in termini attivi e passivi, quindi costi e ricavi, che si inseriscono in queste procedure, vengono valutate, quindi sono sottoposte al vaglio del giudice penale proprio per la riconducibilità o meno, ex articolo 11, questa volta comma 2, della 74 del 2000, appunto della sottrazione fraudolenta. Andiamo su, iniziamo con qualche giurisprudenza rilevante, soprattutto, o meglio, quelle che sono ad oggi più rilevanti anche in termini di orientamenti maggioritari. Parliamo innanzitutto della soglia. La sentenza del 2018 fa riferimento al diritto, ovviamente, di sottrazione fraudolenta per il limite di 50.000 euro. Dice, con riferimento, con particolare riferimento, questa è la massima, al diritto di sottrazione al pagamento delle imposte, si rileva come, sulla scia della tendenza espansivo-applicativa degli ultimi anni, il limite di 50 sia stato riferito al solo debito con l'erario e non anche al valore dei beni oggetto di fraudolenta spoliazione, che può pertanto essere inferiore al detto limite. Che vuol dire questo? Vuol dire che nell'ottica del debito di 50.000 euro, non per forza ciò che esonda i 50.000, quindi tutte le disposizioni patrimoniali che superano il valore di 50.000 euro saranno inquadrate all'interno del reato di sottrazione, ma anche operazioni da 1 euro, perché il pericolo di mancato positivo risultato della fattispecie di riscossione può essere evidenziato, può emergere anche con la sottrazione di 1 euro. Chiaramente deve essere parametrato al effettivo valore del debito tributario sussistente, ma può incorrere in un pregiudizio per il diritto di riscossione da parte dell'erario anche colui che sottrae o dispone fraudolentemente di piccole somme di denaro rispetto al valore stesso del debito. Tale impostazione ermeneutica fatta proprio dalla sentenza in commento, questa è una spiegazione chiaramente interpretativa, finisce con rendere in pendenza il debito con l'erario a rischio reato tutte le vendite di beni garanzia. Abbiamo detto prima, assoggettabili a pignoramento, quindi non è che tutti i beni oggetto di dismissione, come possono essere ad esempio una propria bicicletta, ecco, il debitore d'imposta, il contribuente aggredito o comunque in odore, come abbiamo detto prima, seppur un termine improprio, di accertamento e quindi di assoggettamento a debito tributario già in fase chiaramente avanzata, si trova a dover voler vendere, dismettere una propria bicicletta piuttosto che un proprio bene personale, un personal computer, non è per forza assoggettabile a questo tipo di condotte. Esigenze funzionali a carattere preventivo riscossivo poste a fondamento di tale indirizzo orientano il diritto di sottrazione al pagamento verso la tutela dell'intangibilità della garanzia patrimoniale generica offerta dal contribuente al fisco, finendo con l'incrinare i principi cardine di proporzione, equità e tipicità. È chiaro che il giudice penale dovrà porre particolare attenzione al tipo di dismissione, al tipo di atto commissivo e quindi al tipo di attività che viene fatta per pregiudicare il credito o il diritto al recupero del debito tributario, e in quest'ottica chiaramente deve essere fatta una ponderazione di valore. La diminuzione della garanzia patrimoniale, che è il fattore, diciamo, principale che vede ingerenza dell'articolo 11, deve sottostare ad una piccola condizione. È chiaro ed è evidente che, essendo due giurisdizioni, due mondi, rimaniamo sulla tecnico, due mondi sostanzialmente diversi e opposti, e che però incontrano o si incontrano in fattispecie che hanno la medesima, seppur diversa in termini di sanzioni, ma medesima rilevanza in ambito tributario e in ambito penale, con i dovuti distinguo, e con la differenza sostanziale del tipo di accertabilità del reato tributario e del debito tributario, seppur sulla stessa fattispecie, è
È chiaro che scontano un forte problema, e qui iniziamo sulle critiche, di tipo temporale tra l'attività di riscossione amministrativa e quella della giustizia penale, che per forza di cose, ma proprio perché non hanno alcun contatto diretto in termini procedurali, potranno subire dei ritardi l'uno con l'altro difficilmente sopportabili anche in termini di appunto effettività, come dicevo nel titolo. L'inefficacia della procedura di riscossione può essere anche solo potenzialmente messa in discussione e messa in effettivo pericolo. È evidente che l'eccessiva estensione di una tutela calmierata delle soglie di rilevanza penale potrebbe comportare che qualsiasi reato o qualsiasi disposizione patrimoniale su un determinato immobile, su un determinato bene, quindi su un determinata parte del proprio patrimonio, possa garantire l'insorgenza di questa condotta penalmente rilevante. Questo chiaramente non è possibile. Siamo in due fasi sostanzialmente diverse. Arriveremo ad una condizione in cui, faccio sempre un esempio molto spicciolo, il contribuente che si trovi aggredito o comunque raggiunto, ecco, siamo un po' più buoni, da una verifica e ispezione da parte della Guardia di Finanza, e che nell'immediato, magari perché lo aveva già preventivato, decide di disporre un atto di donazione nei confronti dei figli, dei propri beni patrimoniali, e che si dovesse verificare a seguito della verifica una responsabilità tributaria, a seguito dell'istruttoria svolta dai verificatori, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, questo soggetto si troverebbe in odore anche di reato dell'articolo 11, proprio perché nonostante il suo animo fosse stato non inciso dalla rilevanza eventualmente economica della verifica della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Entrate, è possibile, è presumibile che una parte del profilo psicologico di questo contribuente sia stata comunque incisa da questo evento. Quanto interviene l'evento, appunto verifica piuttosto che questionario o invito a comparire, sul contribuente determina automaticamente la consapevolezza che ci sia una fattispecie tributaria in potenzialmente credito e quindi in pericolo da questo atto dispositivo. Ecco, questa fattispecie però può scontare all'interno proprio stesso della procedura delle dinamiche temporali importantissime. Pensiamo a una verifica della Guardia di Finanza avvenuta oggi, il cui accertamento, o comunque i cui esiti, potrebbero arrivare tra un anno e mezzo, due. Quindi questo soggetto, anche qualora pensasse con estrema presunzione di non aver nessun profilo di debito tributario e dovesse trovarsi ad affrontare un processo verbale di costituzione, comunque una verifica, da cui sortiranno debiti tributari, ecco, si troverà ad avere dalla verifica a quando ci sarà l'esito, diciamo, di questo provvedimento, si troverà ad essere bloccato in tutta quella che è l'attività propria di imprenditore, per esempio, oppure nella sua libertà personale di disporre dei propri beni. E questo è assolutamente inaccettabile. Sempre in questo tipo di discorso, mi piace fare riferimento sempre a questi due orientamenti, un precedente e un attuale. Il primo prevedeva, parliamo di Cassazione 2005, ma non è l'unica, chiaramente cito una per tutti, come si dice, in cui vi era un ambito di applicazione della fattispecie ristretto e si riteneva che l'esistenza di una procedura di riscossione in atto fosse un elemento indefettibile della procedura di incriminazione. Oggi, comunque, quella più attuale, quella più vicina ai giorni nostri, vede che la Corte di Cassazione è in sintonia con il pensiero della dottrina e non ritiene più necessaria, ai fini della sussistenza del reato, la pendenza di una procedura di riscossione di imposte su redditi di valore aggiunto. Questo, tradotto nel caso pratico, ecco, questo soggetto inciso o raggiunto dalla verifica della Guardia di Finanza, non è detto che debba essere assolutamente bloccato o comunque immobilizzato per paura della possibile sottrazione fraudolenta. Non è pensabile che un soggetto raggiunto da una verifica della Guardia di Finanza, questo è sempre l'esempio che ho riportato, debba sottostare ad un vincolo di inoperatività
fino a che la Guardia di Finanza, il verificatore o l'Agenzia delle Entrate emettano, abbiano il buon cuore o comunque il dovere o comunque abbiano concluso, adesso in termini proprio di legittimità, l'istruttore sulla sua posizione e decidano di emettere un provvedimento che sarà l'avviso, il PVC o quant'altro. Sempre nell'ambito, adesso andiamo nella protezione del patrimonio, perché questo è quello che interessa in ottica di evitare di scivolare all'interno dell'articolo 11 della 74 del 2000, che è sempre una fattispecie complessa da giustificare perché sembra sempre impossibile da ottenere, ma in realtà è quasi all'ordine del giorno nell'ambito dei procedimenti tributari che hanno rilevanza penale. Il caso del fondo patrimoniale. Oh, ok. Nell'ambito della protezione patrimoniale, questa sentenza del 2009 è la palissiana sul punto, la costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto tutti i beni mobili e immobili del contribuente indica un integrale reato di sottrazione al pagamento qualora risulti atto idoneo a limitare le ragioni del fisco. Infatti, ai fini della configurabilità del suddetto reato, che si atteggia come pericolo, non è necessario che sussista una procedura di riscossione, ma l'idoneità dell'atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere in tutto e parte inefficace la procedura. Questo è un po' quello che ci siamo detti prima, cioè il contrario di tutto. È chiaro che in presenza di un'azione dell'amministrazione finanziaria dal valore ipoteticamente di 50.000 euro, e ricordiamoci, il valore di 50.000 euro non è un'esagerazione, perché il valore di 50.000 euro, dove in un profilo, diciamo, tributario in cui le sanzioni sono quasi il 100% del tributo, capite bene che il tributo potrebbe essere sufficientemente inquadrato, poi dipende dal tipo di, diciamo, di infrazione tributaria commessa, potrebbe essere inquadrato intorno alla metà. Quindi in presenza di un tributo da circa 25 30.000 euro, siamo di fronte a sanzioni con applicazione di interessi facilmente superiori ai 50.000 euro. Ecco, in questo senso, se il contribuente decide perché lo aveva già pianificato o perché impaurito dal solo avvento di una verifica della Guardia di Finanza, che è particolarmente un atto particolarmente invasivo, o ancora dai primi impatti con gli inviti dell'Agenzia delle Entrate, ecco, decide, magari perché consigliato in questo senso al netto del profilo tributario a debito o comunque dalla presumibile percorribilità in termini negativi di queste verifiche, decide di costituire un fondo patrimoniale. Ecco, questo soggetto è decisamente riconducibile a quel soggetto che dispone con strumenti giuridici, non di materialmente liberarsi, ma di creare una forma di scudo patrimoniale, appunto quello che è i suoi averi, il suo fondo. Ecco, questa fattispecie chiaramente comporterà assolutamente un'azione di regresso, quindi sostanzialmente quindi verrebbe revocata, un'azione revocatoria, non di regresso, di questo fondo patrimoniale, e lo renderebbe sostanzialmente inefficace in caso di contestazioni, appunto, dell'Agenzia delle Entrate. In quest'ottica, ecco, come dicevamo, magari consigliato, c'è la figura del professionista, e in cui in questo caso incide per concorso. In questo caso il professionista è indicato a norma da giurisprudenza come l'extraneus, cioè quello che abbia fornito un contributo sul piano materiale e ideologico a realizzare e farsi indicazioni sul contribuente, quindi ha convinto, in qualche modo ha inciso sul profilo psicologico del contribuente a determinare dinamiche o condotte che possono rientrare appunto nell'articolo 11. È insidioso questo tipo di contestazione, è più di quanto si possa immaginare nella pratica applicato, è una previsione insidiosa tanto per il contribuente quanto per i terzi che intervengono nel processo di ristrutturazione come garanti, oltre che il professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali presentati, pensiamo ai revisori, o il rischio appare particolarmente rilevante ove si ritenga che le false indicazioni relative agli elementi attivi e passivi possono comunque essere costituite da valutazioni estimative. Ecco, tutti coloro che si affacciano come professionisti a dinamiche asseverative e soprattutto peritali e comunque di consulenziali sul comportamento del contribuente, ripeto in odore,
di fattispecie discussive, diciamola così in maniera sbagliata, ecco, sono passibili di un coinvolgimento in concorso all'interno del reato. È chiaro che se le valutazioni di per sé sono date, o comunque se i dettagli analizzati e asseverati sono dati in totale buona fede e all'oscuro di determinate dinamiche, chiaramente, come potete capire, non hanno alcuna rilevanza. Ma bisogna sempre fare particolare attenzione perché la figura del consulente, a differenza del contribuente che può non conoscere la materia tributaria, ha l'esperienza tale per cui deve assumere tutte le prerogative o tutte le tutele affinché il suo grado di conoscenza, che è superiore al buon padre di famiglia, comunque alla diligenza, diciamo, del non professionista, si attesti alla diligenza di un soggetto esperto in materia e quindi che più probabile che non vicino a determinate dinamiche che gli comporterebbero la partecipazione in concorso. È molto importante fare riferimento ai profili poi pratici sanzionatori, come possono essere quelli della confisca, ancorché per equivalente. Diciamo innanzitutto, l'ordinamento giuridico italiano ha visto l'istituto della confisca per equivalente, in misura pari alle imposte evase, che aggredisce sostanzialmente il profitto o atteso tale del reato. La particolarità della confisca sta nel fatto che qualora i beni costituenti prodotto, profitto, prezzo del reato non siano individuabili o appartengono a persone estranee, il giudice deve disporre la confisca di altri beni che possono appunto essere ripresi per equivalente valore rispetto a quello del profitto del reato. L'ordinanza di Corte di Costituzionale del 2002, notissima, numero 97, ha previsto una forma di retroattività della disciplina, quindi su questioni procedurali insorte immediatamente dopo l'introduzione della norma della confisca, ha sancito l'irretroattività delle norme previste in tema di confisca nei reati tributari. Questo è decisivo anche in ordine all'articolo 11, perché i giudici hanno stabilito che la confisca avrebbe natura eminentemente sanzionatoria in quanto tale sottoposta al divieto di retroattività, proprio perché vista come una fattispecie afflittiva sanzionatoria. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea, che ha ritenuto in contrasto con l'articolo 7 della Convenzione, la norma appunto in forma equivalente. Per cui si esclude la possibilità di procedere alla confisca in caso di reati commessi prima dell'entrata in vigore del 2007. Per quelli successivi, chiaramente, questa problematica non c'è. È obbligo far riferimento anche alle note Cassazioni del 2011, la 25357 e la 8982, in cui viene stabilito che l'ordinanza che dispone il sequestro non deve essere motivata sulla sussistenza di indizi di colpevolezza, quindi senza prescindere dal merito, non essendo richiesti come presupposti applicativi, perché è sufficiente la persistenza di un fumus e l'ipotizzabilità in astratto della commissione di un reato, rilevabile appunto dalla pendenza di un'imputazione senza possibilità di apprezzamento quanto alla fondatezza dell'accusa e probabilità di una pronuncia sfavorevole dell'imputato. La seconda Cassazione è altrettanto importante e sicuramente anticipatoria rispetto a questa di giugno, stabilisce che la confisca per equivalente non presuppone la dimostrazione del nesso appunto pertinenziale tra reato e somme confiscate. Questa fattispecie è molto gravosa per il contribuente perché consente, nell'ottica dei reati tributari vostri sicuramente 2007, di essere aggrediti un po', come si dice, random sulla propria disponibilità patrimoniale. Anche chiaramente per equivalente, perché proprio il profitto del reato tributario non può essere altro che un profitto di tipo economico, quindi valutabile economicamente, a meno che il contribuente non abbia reimmesso questi vantaggi fiscali ottenuti in termini economici all'interno della stessa società o, per assurdo, nell'acquisizione immobiliare, ecco che la confisca andrà ad incidere anche su quote societarie, su immobili e quant'altro che consentono appunto il recupero del profitto provento del reato. Oggetto della confisca in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte si è espressa una importantissima Corte di Cassazione del 2017 che ha precisato che l'articolo 11, la confisca applicabile all'articolo 11 ha ad oggetto il profitto del reato ed è chiaramente obbligatorio, quindi in presenza di fattispecie che prevedono condotte riconducibili all'articolo 11 è d'obbligo e quindi anche motivo di ricorso
in appello da parte dei pubblici ministeri la persistenza di una confisca obbligatoria diretta o per equivalente, e la Cassazione porta la propria riflessione sull'individuazione e misurazione del profitto, giungendo ad affermare che l'ablazione non deve considerare, quindi la pena afflittiva della confisca non deve contenersi nei limiti massimi dettati dall'ammontare del debito fiscale, ma può, questa è una deformazione, estendersi ai valori anche superiori, ove ciò sia consentito dal valore dei beni oggetto di sottrazione. L'esempio più classico quale potrebbe essere? La confisca per equivalente di un immobile dal valore molto più alto del debito tributario, ma unico tributo, o chiedo scusa, unico bene assoggettabile ad una fattispecie di questo tipo, di tipo confisca appunto diretta o per equivalente, seppur per una porzione, ma capite bene, se viene fatta una confisca su un immobile dal valore ma molto maggiore, ma solo per la porzione di valore oggetto del profitto arrecato, quell'immobile è praticamente indisponibile. Altrettanto importante, qua andiamo un po' sui profili dei principi, è il rapporto tra la libertà imprenditoriale e la sottrazione al pagamento delle imposte. In questo senso c'è una sentenza, la 3793 del 2020, che stabilisce che non si configura reato di sottrazione fraudolenta in cui il socio amministratore di SRL con un vigente debito IVA ceda simulatamente alla nave un immobile detenuto a titolo personale, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA dovuta alla società. Vedete, è l'esatto opposto della sentenza citata prima. Nel caso in esame, il socio come amministratore di liquidatore di un SRL che registrava un debito IVA inferiore alla soglia penalmente rilevante aveva proceduto alla cessione simulata alla madre di un immobile detenuto a titolo personale. L'operazione in questo caso, posta in essere, è stata ritenuta idonea da parte del Tribunale alla configurazione del reato di sottrazione fraudolenta con il successivo provvedimento, mentre il giudice di Cassazione hanno stravolto la sentenza e hanno stabilito che sarebbe stato necessario identificare una responsabilità effettiva da parte del socio, di SRL o amministratore, per il debito tributario e conseguentemente la possibilità di azionare a suo carico una procedura di riscossione coattiva. Solo in questo caso sarebbe stato assoggettabile alla fattispecie sicuramente più gravosa della riscossione coattiva dell'articolo 11 della 74 del 2000. È importante, come abbiamo pochissimo accennato prima, parlare anche del rapporto tra questo discorso della transazione fiscale e sottrazione, proprio in ottica articolo, comma 2 dell'articolo 11 della 74 del 2000, dove le derive interpretative dell'articolo 11 sono andate un po' per la maggiore, proprio andando ad incidere anche su una delle prerogative dell'imprenditore commerciale, che è quella appunto di poter giungere purtroppo a fallimento. Richiamiamo il comma 2, indicazione di elementi attivi o passivi fittizi, attivi inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi nell'ambito di una procedura di transazione ex 182 ter della legge fallimentare, procedura dove l'amministrazione finanziaria partecipa nella qualità di mero controllore della ristrutturazione dei debiti fiscali sia privilegiati che chirografari attraverso il loro deferimento in un periodo di tempo piuttosto lungo, quindi andrà nient'altro che a fare un monitoraggio di questa azione dilatoria, oppure attraverso la loro rimodulazione, partecipando attivamente in ottica, diciamo, quasi negoziale, comunque impropriamente di finta negoziale, del loro ammontare a fronte della crisi finanziaria intervenuta in emissione. E viene in questo caso sanzionata la condotta che incide sulla volontà dell'amministrazione di aderire ad una proposta di concordato. Che vuol dire? Vuol dire che anche solo mettere in pericolo, in termini di fatto, la possibile accettazione o meno di una proposta di transazione fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria, quindi la sua partecipazione attiva dell'amministrazione finanziaria, e quindi comportare cosa in particolare? Comportare che la volontà dell'amministrazione finanziaria venga in qualche modo distratta o comunque alterata, modificata e quindi resa fraudolentemente incapace di giungere alla realtà dei fatti. Ecco, soltanto questo tentativo, in ottica del reato di pericolo, comporta la immissione appunto delle condotte tipiche dell'articolo 11. E la critica qual è? Come se i poteri affidati agli organismi amministrativi non fossero già abbastanza invasivi per consentire alla stessa amministrazione finanziaria di evitare
queste, diciamo, prese in giro o comunque queste deviazioni della propria volontà, quindi queste alterazioni della propria volontà attraverso la mera condotta di un contribuente che tenta, attraverso la predisposizione di elementi attivi o inferiori a quelli effettivi o passivi fittizi, tenta appunto di eludere le intenzioni, la volontà dell'amministrazione finanziaria, quindi pregiudicare la sua valutazione. Ecco, capite bene che l'amministrazione finanziaria può anticipare tutte queste problematiche, evitare al contribuente anche un assoggettamento, quindi un ingresso purtroppo nel procedimento penale per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, proprio nella misura in cui ci dovrebbe essere un legittimo affidamento da parte del contribuente nei confronti dell'amministrazione finanziaria, la quale, si capisce, ha tutti gli strumenti possibili immaginabili per andare a verificare ex ante e non ex post sotto forma di soggetto sedotto e abbandonato queste dinamiche del contribuente. Ecco, il dettato normativo è assolutamente insufficiente sul punto, ma la soglia è caratterizzata dalla somma tra elementi attivi omessi e elementi attivi fittizi. Parliamo sempre del comma 2. Il dolo in questo caso è polarizzato sulla riduzione del debito fiscale e vale a configurare il reato come fattispecie di pericolo concreto, in considerazione di quanto più volte già rilevato circa l'incidenza sul piano dell'offensività di tale elemento psicologico. Ecco, in questo caso il termine per altri consegna all'interprete anche l'ipotesi in cui venga in considerazione un debito tributario, in considerazione e contestazione un debito tributario riferibile a un ente collettivo, e non vale semplicemente estendere la figura di possibili autori del delitto a soggetti diversi dal contribuente, o chiunque sia coinvolto nell'ambito associativo di questo ente collettivo. Superiamo il profilo più strettamente connesso al comma 2 relativo alla transazione fiscale, andiamo, e qui vado in conclusione, alle operazioni straordinarie. Ecco, la Cassazione in questo senso è stata piuttosto chiara, al netto di quello che abbiamo già detto in ottica di fondo patrimoniale, ma sempre nell'ambito delle garanzie patrimoniali, questi strumenti giuridici come le operazioni straordinarie di ristrutturazione del debito, affitti o cessione di azienda sono state piuttosto attenzionate dalla Cassazione. L'atto di cessione d'azienda, questa è una sentenza del 2015 che ha fatto piuttosto storia e clamore, solo congiunto alla contestuale costituzione della società cessionaria da parte della società cedente, costituisce un atto fraudolento a rendere in tutto e in parte inefficace la riscossione. Quindi c'è un profilo importante di correlazione tra titolarità del rapporto d'imposta, io soggetto contribuente, e soggettività attiva nel reato, che non sempre è perfetta, non sempre è la stessa, cioè non sempre il soggetto contribuente contribuente, cioè responsabile del tributo e quindi del debito tributario, quindi della procedura di riscossione coattiva, è soggetto che è parte attiva nel reato. Qualora l'attività sia esercitata in forma individuale, solitamente coincidono, ma quando si dotano di uno strumento schermo societario, quasi mai coincidono. Quindi la soggettività attiva del delitto varia proprio per la pluralità partecipativa nel delitto di sottrazione fraudolenta, riscontrata ad esempio nella cessione d'azienda. Una sentenza ancora precedente del 2011 dice testualmente che l'operazione di ristrutturazione sarebbe fraudolenta perché sarebbe rivolta in una perdita patrimoniale netta, cioè come a dire io faccio un'operazione straordinaria di ristrutturazione di società che pregiudica un mio margine di crescita o comunque che comporta. Non è un margine di crescita, comporta una perdita. Capite bene che tutto ciò che mi comporta una perdita, e quindi la scelta imprenditoriale che può non andare in porto per motivi evidentemente di mercato, di congiunture temporali, eccetera, eccetera, ecco, quella mi potrebbe far rientrare all'interno di un'operazione fraudolenta. Sempre in ottica di tutela parliamo del trust, con molteplici elementi indiziari tali da condurre a una fattispecie piuttosto penalmente rilevante, come diceva la Cassazione del 2016, in cui il contribuente è esso stesso il disponente del trust del trustee, questo famoso trust dichiarato molto pericoloso, in cui c'è un'inutilità della costituzione del trust, cioè non è motivato da espresse finalità giuridiche o economiche, e sempre nel fondo patrimoniale già citato, la giurisprudenza ha osservato che non è ipotizzabile un'inversione dell'onere della prova sul solo presupposto che la creazione del patrimonio separato rappresenti di per sé l'elemento materiale della sottrazione, cioè non è ipotizzabile che la prova circa il presupposto della creazione di un patrimonio separato rappresenti di per sé una fattispecie di condotta fraudolenta tale da inquadrarsi all'interno delle condotte del reato di quell'articolo 11.
Tendenza espansiva, sì. Oggi abbiamo che la condotta tipica della sottrazione è identificata con una nozione che del tutto, diciamo, lontana da questa fattispecie dell'abuso del diritto, dove il dolo è stato rinvenuto nell'abuso dello strumento giuridico utilizzato per la sottrazione. Ecco, l'idoneità della condotta a frustrare l'obiettivo della riscossione è chiaramente una fattispecie approfondita, estremamente battuta nell'ottica dell'articolo 11, ma questa deve concentrarsi in atti idonei a rendere il tutto in parte inefficace. Ecco, il giudizio deve sottostare a un grado di influenza che la condotta manifesta, ecco perché ex ante, manifesta rispetto alle della riscossione. È chiaro che un discorso di valutazione ex ante può arrivare da un giudice, ma non da un'amministrazione finanziaria che, ripeto, ha tutti gli strumenti a sua disposizione per prevenire determinate dinamiche. Ecco, questa è una fattispecie procedurale relativa al patteggiamento ex articolo 444. Sappiamo che per accedere al patteggiamento è necessario l'estinzione del debito tributario. Quindi io accedo al patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura e posso farlo attraverso l'estinzione del debito. C'è una peculiarità però. Cosa accade, la domanda che si potrebbe porre, diciamo, il consulente di turno in sede di definizione del debito tributario mediante adesione, ravvedimento, rottamazione, saldo e stralcio, che ad oggi sono ancora state rinnovate fino ad aprile, luglio e novembre, e ad esempio tramite la rateizzazione. Ecco, queste fattispecie incidono anch'esse nell'ottica della sottrazione fraudolenta, perché la definizione del debito tributario, qualcuno ha detto, non è, diciamo, un orientamento maggioritario, che il pagamento della mera sola rata, non escludendo, o meglio, escludendo un'estinzione tout court del debito tributario, è una modalità di adempimento in corso del debito, ma non rappresenta l'estinzione, che comporterebbe comunque tutte delle fattispecie di tipo di estinzione, in alcuni casi, del debito tributario, chiedo scusa, di estinzione del reato, o ancora peggio, però comunque non in maniera così drammatica, anche fattispecie in cui possono ridurre fortemente la pena e con l'esclusione di pene accessorie. Ecco, fattispecie questa assolutamente da approfondire quando si parla di articolo 11 della 74 del 2000. Con questa concludo, che in realtà non è una spiegazione che voglio dare, ma è un diciamo, rilievo che voglio lasciare, con gli strumenti a tutela, chiedo scusa, con gli strumenti a tutela del patrimonio, un piccolo e breve resoconto di quelli che possono essere le descrizioni di questi strumenti, vantaggi, chiaramente gli svantaggi e come poterli utilizzare. Da ultimo, e questo non è previsto in slide, però mi interessava che, diciamo, l'utente ne avesse consapevolezza, parlare di quelli che sono i tre tipici schemi o comunque difese esperibili da parte del legale, quindi del soggetto che viene gravato dell'incarico di difendere un soggetto aggredito o comunque assoggettato o indagato per un reato dell'articolo 11, e sono principalmente quello di tentare di trasformare la qualificazione degli atti dispositivi del patrimonio non più come simulati fraudolenti, chiaramente, quindi escludere una forma di simulazione fraudolenta per questi atti dispositivi, fattispecie principale, che quasi sempre si trova nella prassi e nella pratica, ricondurre a un'idoneità circa la condotta appunto posta in essere dall'indagato a rendere inefficace la procedura di riscossione, un po' per non consapevolezza della stessa, quando è possibile, ma soprattutto perché per trasformare o tradurre questa condotta come una condotta lecita, e la sussistenza, quindi l'assenza, dell'elemento psicologico, in questo caso per dello specifico. Con questo mi taccio e vi ringrazio. Grazie a te Giuseppe e buonasera di nuovo a tutti. Dunque, leggo un attimo la domanda che abbiamo ricevuto in chat, Giuseppe, per tutti i partecipanti. L'Agenzia delle Entrate ha notificato a mezzo PEC una cartella al signor Mario Rossi, regolarmente ricevuta, il quale è rimasto inerte. L'ufficiale di riscossione si è recato a casa di questi, trovandovi Gioia del Colle, quindi non Mario Rossi. Ci ha detto quali azioni può intraprendere l'agenzia e cosa rischia il debitore che è irreperibile? Il debitore irreperibile, posso rispondere? Sì, certo. Allora, il debitore irreperibile, è chiaro che se è irreperibile, è irreperibile. Cosa rischia? Rischia che l'agenzia perseveri nel tentativo di reperirlo, sicuramente. L'irreperibile, se il
la cartella giunge a Mario Rossi, che correttamente è residente nel posto in cui poi si trova Gioia del Colle, comunque si dà per credito, per il debito d'imposta si dà per perfezionato, quindi sarà sicuramente l'Agenzia delle Entrate, a seguito delle notifiche della fase, diciamo, della riscossione, aggiungere poi un'esecuzione forzata su beni di proprietà di Mario Rossi, che evidentemente è irreperibile non per colpa dell'agenzia, ma perché in quella casa dove lui risulta residente non si fa trovare. Quindi non vedo che cosa si possa dire di più, a parte cosa c'entra con l'articolo 11, che non c'entra niente. Nel senso che lui, il fatto che non si faccia trovare in casa, non è una fattispecie di condotta attiva che comporta una responsabilità ex articolo 11 del 74 del 2000. È chiaro che è un'irreperibilità, lui non si fa trovare in casa, gli atti della riscossione, agenzia prima e riscossione poi, continueranno ad arrivare, e lui si troverà sicuramente con un debito cristallizzato, aumentato di interessi e sanzioni per le varie fasi che si saranno succedute, e da lì si troverà ad avere eventualmente atti di coattivi, di ripresa. Tutto qua. Grazie Giuseppe. Non vedo altre domande, ricordo ai partecipanti che possono sempre scriverci in chat se appunto hanno delle domande da porre in questo momento in diretta al relatore. In alternativa vi invito a scrivere un'email all'indirizzo info@scheri.academy, sarà nostra premura rispondervi prima possibile. Giuseppe, io ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Sempre un piacere. E ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e hanno partecipato al webinar di questa sera. Grazie di nuovo e auguro una buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti.